Cos'è l'urbanismo tattico? Consiste, uno, nel prendere atto che lo spazio della strada, lo spazio pubblico della strada, può essere praticato diversamente. In particolare può essere meglio condiviso tra pedoni, ciclisti e anche coloro che usano l'automobile. Ma sempre di più c'è un'esigenza legata al cambiamento climatico, legata al desiderio di stare in salute, di far sì che le strade siano anche luoghi in cui si può stare, camminare e pedalare senza rischi e in salute. L'idea è quella di modificare l'uso di questo spazio in modo progressivo, un po' per volta. La prima tappa è quella dell'urbanistica tattica, che prevede che noi cambiamo l'uso dello spazio della strada, ad esempio eliminando alcuni parcheggi, ad esempio riducendo la dimensione della carreggiata per le automobili, e lo trasformiamo in modo leggero, abbastanza economico, con delle pitture a terra, con dei nuovi arredi urbani. Vediamo come va, quindi non un intervento pesante, vediamo come va, capiamo come viene usato lo spazio diversamente da prima e se ci sono dei modi migliori rispetto a quelli che stiamo sperimentando con questi elementi leggeri. E una volta che abbiamo capito se e come migliorare oppure confermare quella configurazione dello spazio, facciamo un intervento che si chiama strutturale, diciamo, tattico versus strutturale. E San Pier d'Arena è il progetto pilota per Genova, perché non solo urbanistica tattica e strutturale, come dicevo prima, ma anche tattica e strategica, perché vuol dire che partiamo da un progetto pilota a San Pier d'Arena e poi possiamo lavorare su tutta la città. È stato fatto un questionario che adesso diffonderemo in modo da poter capire al meglio, soprattutto i ragazzi, cosa vogliono e vogliamo andare in quella direzione. Abbiamo visto che le richieste che ci sono spesso sono appunto di maggiori verdi e quindi stiamo capendo se riuscire a incrementare appunto queste zone, e ci hanno chiesto anche molti, soprattutto i ragazzi più piccoli, zone dove poter avere giochi per bambini, scivoli e anche i genitori ovviamente di questi ragazzi. San Pier d'Arena è stato scelto come bersaglio un po' perché c'è stata una richiesta da parte delle scuole e della comunità civile, un po' perché è comunque il centro di tutta una serie di interventi di riqualificazione e rigenerazione anche legati al PNRR. In base agli studi del Politecnico verranno valutati gli interventi che possono essere presso edifici scolastici, cioè negli spazi aperti, oppure potrebbero anche essere altri poli attrattori. Vogliamo creare un modello replicabile in tutta la città.